Ragazzi, non sottovalutatela questa vittoria. Non sottovalutatela, perché il Chelsea in questo campo ci ha perso. Buonasera a tutti, bentornati sul canalozzo. Serata folle di Champions League. Allora, noi che facciamo una partita da dentro fuori, esattamente come lo sarà la prossima, che per fortuna basterà un pareggio, la facciamo sembrare un Monza parte 2, però questa volta non ci sono scansati come ha detto qualcuno. La Juventus che viene presa a pallate 90 minuti e sta ancora 4-3, da 4-1 a 4-3. Il City che non vince a Dortmund e il PSG che ne fa 7, oltre al Real Madrid che praticamente sta perdendo a Lipsia, ha perso a Lipsia. Allora, io stasera ho guardato il Milan e quindi vi racconto di quella. Ho guardato 3 minuti di Juve sul 3-1, sul 4-1, e praticamente ho visto fare il torello da parte del Benfica. Poi non so cosa sia successo, se devono essere addormentati. Parliamo della partita di stasera, che sembra che ci sia poco, ma in realtà c'è parecchio da dire. Primo punto. Qua vi ricordo che il Chelsea ci ha perso. Giusto per dirvelo. Però dall'altra parte Chelsea che ha vinto il girone, se pareggiavano non eravamo qua a dire la stessa cosa. Quindi se passeremo come secondi, però è già un gran bel passo avanti. Il primo tempo prima del gol, sinceramente, eravamo partiti bene. Poi avevamo abbassato un po' la guardia, concedendo anche qualche palla potenzialmente golosa alla Dinamo Zagabria. Siamo stati bravi a essere compatti come sono stati loro in difesa fino al gol dell'1-0, tanto la Juventus ha perso come mai la Champions League non la vince mai, e sti qua difendevano in 6, in 7, tutti in difesa, hanno messo la roccaforte e il gol è arrivato da nell'unico modo in cui poteva arrivare, o un tiro da fuori o una palla inattiva, perché è l'unico modo in cui potevi fare gol. Abbiamo provato delle azioni, sia Tonali che Giroud che Rebic soprattutto hanno avuto delle palle in area dove poter infilare il portiere e hanno deciso di fare la giocata e non è andata a buon fine. Quando le squadre si arroccano così devi tentare altre soluzioni. Arriva questa punizione con finta, batte Tonali, si tuffa Gabbia, l'uomo forse più inatteso, anzi vi dirò, Gabbia era l'uomo di cui avevo più paura stasera riguardo alla mia squadra. Cazzo, andiamo a Zagabria, partita dentro fuori con Tatarusano e Gabbia. Tatarusano ha fatto sì una grande parata sul 3-0, ma non è praticamente mai stato chiamato in causa. E Gabbia stasera gli devo dare il premio del migliore. Migliore in campo, Gabbia. Perché ha sbloccato una partita che se non avessimo sbloccata prima della fine del primo tempo, magari eravamo qua a raccontarci tutt'altre cose. L'ha sbloccata lui e proprio un decimo di gradino sotto ci metto Giroud, che comunque ha segnato un rigore della Madonna e la sfiga gli ha negato gli altri gol, perché è stata la sfiga. Secondo tempo in scioltezza, e mi aspettavo che la Dinamo Zagabria dall'inizio del secondo tempo almeno alzasse un po' i ritmi, invece l'abbiamo schiacciata. Mi aspettavo una reazione diversa da parte loro, invece così non è stato. Siamo stati bravi, è arrivato il 2-0 di Rafa con un mezzo pasticcio difensivo va messo, è arrivato il 3-0 su rigore netto di Giroud, rigore perfetto sinistro nel 7, non ci arriverebbe nessuno. E poi il 4-0 è un autogol. Mi rode il culo per una cosa. Mi rode il culo perché io ho pregato che arrivasse il 5-1 contro il Monza. Non è arrivato. Stasera abbiamo avuto 20 minuti dal 70esimo e poi per fare il quinto gol. Non l'abbiamo fatto. Ma vabbè. Mi rode un po' il culo perché è tanto che non vedo il Milan segnare 5 gol. E sinceramente Krunic e Rebic ci hanno fatto degli errori davanti al portiere che se me li fanno
con Salisburgo io sbotto, sbotto malissimo. Vi dirò, è vero che la partita di San Siro è da dentro fuori, però io voglio lanciare un monito, voglio mettere un po' di pepe sulla cosa e dirmi il mio pensiero. Poi se mi sbaglio, ci ritroviamo qui da una settimana, mi tartasserete e io l'accetterò. Secondo me sarà più difficile la partita di Torino rispetto a quella di Champions contro Salisburgo. Poi magari mi sbaglio, però io dalla mia umile prospettiva la vedo così. Note negative stasera. Nota negativa, Rebic, che pur quanto sia praticamente penso il giocatore che ha toccato più palloni stasera, abbia sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. E non provate a dire che non ne capisco niente, che non guardo le partite. Sbaglia gol nel primo tempo, lo sbaglia nel finale. Ha giocato 90 minuti, ha fatto più danni della grandine Rebic. Danni in senso offensivo, perché sappiamo bene che non è un difensore. E l'altro è De Ketterer. Più che altro, primo tempo De Ketterer fino al gol dell'1-0 non ha fatto questa prestazione eclatante, però insomma stava giocando bene, stava giocando, va detto, stava giocando bene. Dopo il gol dell'1-0, vabbè, primo tempo non è che si sia fatto più di tanto, il secondo tempo inizia subito dopo 2 minuti, cartellino giallo per fallo mentre stava portando palla, va a pestare il piede al coltellino di Mozzacapia. Qual è l'utilità di ciò? Nel primo tempo mi ha messo anche una bella palla per Giroud, che ha fatto un colpo di tacco che Livakovic aveva parato. Però vabbè, era fuori gioco, cazzi mazzi, qua De Ketterer c'entra poco. Io sono un sostenitore di Carletto, lo difendo, come ho difeso a spada tratta Tonali un anno dai peggio insulti anche dei miei tifosi, figuriamoci le prese di culo da parte dei tifosi di altre squadre. Io difendo Tonali, l'ho sempre detto, adesso difendo De Ketterer. Kalulu, fino a che non si è rotto Tomori l'anno scorso, non era nessuno, ho sempre difeso anche lui. Avevo difeso meno Leao, devo essere sincero, prendete video del 2020-2021, l'avevo difeso un po' di meno. E difendo De Ketterer, lo difendo. Lasciate passare. Cioè, voi volete tutto subito, volete la botte piena, la moglie ubriaca, volete il mettere due piedi in una scarpa, volete tutto. Voi siete meglio l'uovo oggi che la gallina domani. Aspettatelo, Carletto. Se è questione di aspettare anche il prossimo campionato, aspettate il prossimo campionato. Ma poi, tra un anno, ci ritroviamo qui e se ne discute. Domani la live reaction. Spero di pubblicarla come di solito pubblico la reaction alle 7 di mattina. E domani, che è giovedì, mercoledì, domani è mercoledì, alle 12 GTA 4 su questo canale. Grazie per quelli che hanno partecipato alla live su Twitch, che con la chat, cose. Questo ragazzi sono stati 90 minuti, 90 minuti di live su Twitch, e li voglio ringraziare veramente di cuore. Ovviamente replicheremo tutto col Torino, ci saranno anche altri live, altri video. Sempre Forza Milan, i campioni dell'Italia. Siamo noi, interista, vaffanculo, e ci vediamo domani.